Purché se ne parli, ma non solo oggi, 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. C'è un anno intero per capire che la scia di sangue non si spezza. Solo in Abruzzo, dall'inizio dell'anno a oggi, sono 7 le donne vittime di femminicidi. La pioggia, la grandine e il nevischio non hanno fermato le iniziative in centro a Pescara. In piazza Salotto, polizie e operatori del 118 presenti per dispensare consigli utili affinché la violenza non diventi tragedia. Alessandra Romano, FIDAPA. Sì, noi abbiamo ritenuto essere presenti in questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne, proponendo un evento che offra degli strumenti alle donne per difendersi in casi di emergenza. Ovviamente il messaggio che vogliamo far passare non è quello di rispondere alla violenza con la violenza o comunque con una reazione fisica, però una volta osservate le norme di prudenza che sono anche state illustrate dagli istruttori della Polizia di Stato qui presenti, è stato opportuno insomma spiegare anche delle tecniche che possono servire in casi di estrema emergenza. Sono stati lanciati in cielo palloncini rossi scanditi dai nomi delle donne vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, in un momento molto toccante. Poco più in là, lungo Corso Umberto, fuori dal bar Excelsior, è stata inaugurata una panchina rossa. Riccardo Padovano, Confcommercio. Abbiamo avuto un'idea da parte di Carlo, il titolare del bar Excelsior, che insieme alle Ali e insieme a Terziario Donna della Confcommercio Pescara abbiamo dato questa presentazione della panchina rossa. Uno è quello sicuramente di aiutare le donne economicamente e quindi di aiutarle a fare impresa. Se pensiamo che solo il 30% della media nazionale delle donne hanno un loro conto corrente. Ad oggi ritengo che le misure che sono adottate contro il fenomeno della violenza di genere ritengo non siano sufficienti. L'aspetto repressivo è importante, ma i numeri ci dicono che non è cambiato niente, anzi il fenomeno è in aumento. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che questi rimedi, se non sono accostati a quelli della prevenzione, non saranno mai sufficienti a rimuovere, ad eliminare il fenomeno.